si può convivere? Conoscendo e cercando di fare uno sforzo di comprensione e sapendo che evidentemente la natura ha bisogno del lupo, ha bisogno dell'uomo, ha bisogno di altri animali per un suo equilibrio, se vogliamo cercare l'equilibrio. È con questo obiettivo che è nata da 2 giorni dedicata al lupo un'iniziativa del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano di Arezzo, una mostra dedicata ai grandi carnivori nell'atrio d'onore della provincia collegata idealmente alla mostra sulla fauna selvatica. So benissimo che è un argomento sensibilissimo in questo periodo qui, sotto tanti risvolti, ma l'abbiamo voluto proprio anche per questo e ci siamo in questo senso appoggiati al nostro Comitato Scientifico Nazionale. 19 pannelli espositivi con i quali il CAI vuol raccontare i grandi carnivori chiamati anche presenze silenziose. Racconta evidentemente l'ambiente, il lupo e i grandi predatori in generale. Però è vero che lo affronta dal punto di vista scientifico, naturalistico, nel fatto come vive il lupo, come è stato portato, come è stato reintrodotto, e anche, diciamo, sostanzialmente cercare di portare l'argomento verso favorire la convivenza. Perché altrimenti se no non ne usciamo. Noi si dice da tante parti che siamo ospiti della natura, siamo ospiti noi, siamo ospiti loro, bisogna salvaguardarli tutti. Nel corso della 2 giorni è stato anche presentato il documentario Lupo 1, nato dal monitoraggio di un esemplare, il lupo sirio. Che ha vinto il primo premio Docufilm Festival di Trento, ed è stato fatto in collaborazione con l'Università di Sassari e la Regione Veneto, quindi a tutti i crismi dell'ufficialità e della scientificità soprattutto, e evidentemente è un film che parla del lupo, parla della sua vita, parla del modo in cui si affronta il suo ambiente e poi anche il discorso di come può eventualmente vedere la convivenza sempre con l'umano.